Ciao a tutti, benvenuti nella recensione di Ambulance, l'ultimo film diretto da Michael Bay, colui che viene soprannominato e definito da moltissimi critici youtuber, soprattutto youtuber, l'anticinema per eccellenza. Allora, io non ho quasi mai parlato di Michael Bay su questo canale, ci sarà in futuro, sia per i detrattori che per gli amanti di questo regista, una playlist di tutti i suoi film, quindi ci saranno le recensioni dei suoi 14-15 film che ha fatto, con successiva classifica, insomma, quello che ho già fatto più o meno con Zack Snyder, che sto facendo con Dario Argento, che ho iniziato a fare con Shyamalan, quindi ci sarà anche per Michael Bay, che, senza ora entrare troppo nell'ottica di questo regista, è comunque un regista che ha fatto suo un determinato tipo di cinema, generando addirittura un genere che è chiamato proprio Bayhem, quindi è ha sicuramente un passato piuttosto particolare e importante a livello almeno di incassi, anche di gradimento, di critica. Insomma, è un regista comunque particolare, affascinante da approfondire, a prescindere che lo si ami e lo si odi. In ogni caso, da qualche giorno è al cinema il suo ultimo film, un ritorno al cinema che mancava dal 2017, perché nel 2019 aveva realizzato Six Underground per Netflix, quindi insomma dal cinema mancava da 5 anni. E ho visto ieri questo film, che insomma ero un po' curioso perché dalla trama, dal trailer, anche dal cast in un certo senso, era un cinema di Michael Bay che mancava un po', perché era un genere che in qualche modo Bay non faceva più da almeno una ventina d'anni. Mi riferisco al genere un po' autoconclusivo, un po' spericolato e al tempo stesso con dei significati dei sottotesti che lui non ama mai portare in superficie, ma che ci sono quasi sempre nei suoi film autoconclusivi. Allora, com'è questo Ambulance? Prima di andare a vedere mi ero letto una serie di recensioni italiane e non italiane e sorprendentemente, ce ne sono state molte più positive rispetto al solito, nel senso che Michael Bay raramente è apprezzato dai critici. Penso che gli unici due film tendenzialmente apprezzati sono stati The Rock con Sean Connery del 96 e il primo Transformers. Tutto il resto, bene o male, salvo qualche eccezione, hanno sempre ricevuto critiche molto, molto negative. Poi, quando parlerò dei film nello specifico, andremo a capire il perché. Ma al di là di questo, Ambulance, al contrario, un po' come era già successo in realtà con Le 13 ore, fin dal 2016, anche questo non ha avuto solo recensioni negative, ma anzi, per il momento, anche perché in America uscirà tra un paio di settimane, per il momento il film ha più recensioni positive che negative. Al contrario, se si cerca un po' online, chi ha visto il film, anche semplicemente al pubblico italiano, si trovano recensioni molto più negative rispetto a quelle dei critici, il che è piuttosto bizzarro. Ma comunque, chiudendo un attimino la parentesi, tornando ad Ambulance, a me è piaciuto perché? Innanzitutto perché è un film che si inserisce perfettamente nella poetica del regista di questi ultimi 10 anni, cioè è proprio un'evoluzione. Se uno prende i 3 film autoconclusivi, questa è la conclusione di una trilogia. Mi riferisco a Pain Again, Le 13 ore e questo. 3 film che distruggono, letteralmente, decostruiscono l'America. Michael Bay è spesso paragonato al regista patriottico che vuol fare che l'America salva il mondo. È vero, Michael Bay era questo, ma Michael Bay è cambiato. Ed è cambiato a metà degli anni 2000, quando ha perso completamente speranza nel proprio paese. E non lo dice Giovanni, non lo dico io, lo dice lui, che ha visto nell'America di oggi un paese talmente corrotto che l'ha giudicato insalvabile. Quindi non si può più fare un film dove l'America è la buona e basta. Ci sono i buoni, ma ci sono anche i cattivi. E in questo senso, pur facendo film per il grande pubblico, è riuscito a mantenere questa poetica. Pain and Gain, Muscoli e Denaro, film con Mark Wahlberg e Dwayne Johnson, racconta un'America idiota. Le 13 ore racconta di un gruppo di soldati della Cina, storia vera, tra l'altro, come Pain and Gain, che non vengono aiutati dal proprio governo, li lasciano a crepare. Questo film qui è un film che distrugge completamente l'America in più momenti. È la storia di due fratelli, uno Jake Gyllenhaal, uno al nome impronunciabile, ma uno degli attori più in voga degli ultimi anni, protagonista di Aquaman, di Matrix Resurrections e di tante altre robe. Uno è un ricco ladro, l'altro è un ragazzo che è andato in guerra. Due fratelli, uno adottato, un figlio dello stesso padre, dove uno ha appunto tutto quello che vuole, l'altro non ha niente, ha una moglie, un figlio, ma la moglie è malata, deve curarla, non ha i soldi per farlo, si rivolge al fratello e il fratello gli propone un colpo. Quindi la trama è in realtà molto semplice. Ma tutto il viaggio dei protagonisti, durante proprio letteralmente il viaggio del film, approfondiamo non solo il loro rapporto, ma soprattutto
l'America tramite loro due e tramite il paramedico che sequestrano durante questa fuga, perché poi scappano da questa rapina prendendo un'ambulanza. A bordo c'è un poliziotto ferito, che uno dei due fratelli stessi ha ferito, e c'è questo paramedico che, per come ci viene presentato, è un ottimo paramedico, un medico mancato, ma è un medico molto freddo, perché forse non ha quello che vuole, forse non è felice della sua vita, e allora è freddo con i pazienti. Fa il suo lavoro, lo fa benissimo, ma nel momento in cui fa il paramedico e porta il paziente in ospedale, se ne frega. Per lei le sue responsabilità lì sono finite. Il film, il cambiamento più bello è il suo, cioè quello del suo personaggio, che secondo me è la vera protagonista del film, è capire proprio quello: non possiamo fregarcene degli altri, non possiamo dire ok, ho fatto il mio e tanti saluti, non possiamo curare il nostro rotticello e sbattercene, perché tutti abbiamo una responsabilità nei confronti dell'altro. Questo è il significato di questo film, ed è un significato molto bello. Un'altra scena, secondo me, straordinaria, è il momento in cui due fratelli litigano e si gridano dobbiamo tornare a casa, e non è una frase di due rapinatori che stanno cercando di scappare dalla polizia per tornare a casa. Certo, il film è quello, ma il film non sta dicendo quello. In quel momento lì sta dicendo due persone in guerra, perché sono in guerra, che devono tornare a casa, devono riuscire a tornare a casa. Ed è tutto quello che i soldati in guerra sperano, di poter tornare a casa. Per giunta, il soldato tornato a casa effettivamente dall'Afghanistan è stato anche disconosciuto dal governo, perché il governo non lo aiuta. Con una moglie malata e un figlio piccolo, non trova lavoro e il governo non lo aiuta, per quanto lui abbia sacrificato la sua vita per il paese. Altra scena, i limiti dell'agghiacciante, il significato è un momento in cui ci sarà uno dei protagonisti a terra ferito e tutta la polizia è ferma a guardarlo mentre crepa, cioè nessuno interviene per quello che questo personaggio ha fatto. Questo è il male del mondo, questo è l'indifferenza della polizia in alcune situazioni nei confronti di persone che invece dovrebbero curare o aiutare. E anche dei medici, l'indifferenza in alcune situazioni è terribile. E la cosa più agghiacciante di cui questo film è stato accusato, in realtà poi sono intervenuti immediatamente quelli della SWAT e lo stesso Michael Bay a difendere, perché è legge, che durante la fuga i due rapinatori hanno in ostaggio un paramedico e il poliziotto ferito, e la polizia, la SWAT, non è abilitata e non è autorizzata a intervenire, a fermare l'ambulanza. Perché? Perché c'è un ostaggio poliziotto a bordo. Nel momento in cui hanno per un secondo il sospetto che il poliziotto sia morto, sono autorizzato a far fuoco sui due rapinatori, rischiando la vita del paramedico, perché la vita del paramedico non è importante. Questa è di nuovo una critica enorme che è stata fatta al film, perché dicono che non è credibile. Invece no, funziona proprio così per legge. Questa è la legge americana. Questo è quello che il film va a criticare, che purtroppo in pochi colgono, perché in tanti sono presi dal fatto che sia un film di Michael Bay, che quindi dobbiamo guardare solamente le esplosioni. Tutto questo è dentro a questo film, è dentro a un film frenetico a dei livelli inverosimili. Io ho mai visto un film così teso di Michael Bay dal primo minuto all'ultimo. Michael Bay mette anche un sacco di ironia nei suoi film, a parte la saga di Transformers, orientato ovviamente a un pubblico più per adolescenti, ma i suoi film più, tra virgolette, seri, come Le 13 ore, come Pain and Gain, come The Rock, avevano comunque sempre dei momenti di distensione. Lui ha uno stile di regia molto acceso, no? Con questo montaggio dove ogni frame dura al massimo un secondo e ogni sequenza dura al massimo un secondo e si passa già un'altra. Qui è tutto così, quindi è ovvio che se non ti piace lo stile Michael Bay questo film non ti piacerà. Ma se uno riesce a capire che quella è la poetica del regista, e quindi a vedere un film semplicemente non ti deve piacere, devi metterti a servizio della poetica del regista che stai guardando. E a quel punto lì puoi dire poi, ok, non mi piace, ma ho capito, oppure no. Quelli che dicono, a prescindere, è Bay, fa cagare, secondo me avrebbero bisogno di uno psichiatra. Ma al di là di questo, tutta la critica che poi Michael Bay si tira dietro dagli anni 90, cioè, sei un patriottico americano, ma secondo me o hanno smesso di capire i film, oppure non so che film avevano visto, perché addirittura in Transformers 3, e andiamo nel 2011, lui aveva messo questa politica e poetica anti-americana sul fatto che un ragazzo che aveva salvato il mondo due volte non riuscisse a trovare lavoro e il governo non lo aiutava. Quindi c'è sempre stato, è ovvio che nel momento in cui fai Transformers è rivolto più ed è messa quel concetto in maniera più adolescenziale. Nel momento in cui fai un film come questo è ovvio che il concetto è un pochino più adulto. Poi che a Michael Bay piace lo spettacolo visivo, questo è ovvio, e secondo me a livello di messa in scena questo film non ci sono grandi difetti. Ripeto, è ovvio che si sta parlando di difetti o di pregi all'interno dello stile registico di Michael Bay, non si sta parlando di difetti generici.
La CGI in questo film, tra l'altro, praticamente nulla, perché ce n'è pochissima e tutto quello che succede è reale. Questo già secondo me dà al film un valore enorme. In un'epoca in cui tutti, anche per fare uno che passa sullo sfondo, usiamo il green screen, lui fa ancora tutto come si faceva una volta. Ed è proprio su questo concetto che si basa il film, perché Ambulance, a detta di molti critici che hanno promosso il film, hanno detto è un film degli anni 90 girato nel 2022, perché è in tutto e per tutto un film degli anni 90. Il film non fa nulla per nasconderlo, continua a citare gli anni 90, non solo alla cultura pop di quegli anni, ma a Bay stesso, perché c'è un momento in cui due poliziotti si dividono, dovrebbero entrare in banca e uno dice all'altro dovremmo entrare insieme come Bad Boys, che ovviamente è il primo film di Michael Bay. O ancora, sempre i due poliziotti, mi pare, parlano di The Rock e uno dice, ah, l'attore, ma no, il film. Come dire, sei giovane, non ti ricordi che nel 96 è uscito un film d'azione molto importante per quegli anni, che era The Rock, per l'appunto, sempre diretto da Bay. Se dopo The Rock, nel 98, invece di Armageddon, fosse uscito questo film qui, nessuno avrebbe detto niente, perché era esattamente una sorta di sequel, quasi sembra uno spin-off di Bad Boys, da un certo punto di vista, perché da una certa all'altra ti aspetti di vedere arrivare Will Smith e Martin Lawrence che danno la caccia ai due rapinatori. Quindi è il mondo di Bay in tutto e per tutto, ma è una visione di Bay diversa, è un'America diversa. C'è anche una scena molto bella, di nuovo, in cui si parla della Los Angeles Est, quindi della zona meno ricca, meno conosciuta, meno povera, che non inquadra quasi mai nessuno, e uno dei personaggi protagonisti ricchi dell'FBI dice proprio più o meno a grandi linee questa cosa: non ci sono mai stato. E uno gli dice, beh, ma guarda che c'è. Come dire, ci piace a tutti voltarci dall'altra parte, non guardare i difetti del mondo, non guardare la parte brutta, ma esiste, c'è. Ed era un qualcosa che Michael Bay aveva già inseguito anche in Transformers 5, massacrato, ed effettivamente uno dei suoi film più brutti, ma comunque c'era una sperimentalità dentro Transformers che in pochi hanno notato, perché quando si parla di Bay uno guarda solo l'azione, ma in realtà, come tutti i registi estremamente visivi, spesso e volentieri nascondono i più grandi sottotesti di tutti, e questo film in particolar modo non fa eccezione. Ripeto, a me è piaciuto parecchio, meno sicuramente di altri, ma più di tanti altri. Ho trovato Jake Gyllenhaal in parte un pochino sopra le righe, ma comunque molto carismatico, ed è un attore che si presta un botto al genere di Michael Bay. Io non l'avrei detto, onestamente, e invece ci sta veramente parecchio. Molto bravo il protagonista maschile, che ripeto, ha un nome che non riesco a pronunciare, quindi non lo dico per non storparglielo, poverino. E non mi è dispiaciuta Isa Gonzalez, per carità, è gnocca, quindi la gnoccagine vince su tutto il resto, però è un personaggio molto bello, e sono questi personaggi qua che le donne devono pretendere, non fare James Bond donna o fare Catwoman, no, devono avere dei bei personaggi. Il personaggio del paramedico in questo film è molto bello, perché è lei che attraversa il film, è lei che regge il cambiamento del film, del tono, di quello che deve succedere. E anche nel personaggio di Gyllenhaal, che ovviamente tra i due è, tra virgolette, molte virgolette, è il cattivo, ma non il cattivo del film, è il cattivo che il padre avrebbe voluto che lui fosse. E tutta questa roba è molto bella, di nuovo, perché è come se dicesse, sì, boh, vabbè, io forse avrei fatto anche dell'altro, ma mio padre vuole che io faccia questo. E siamo in un'America, in un territorio in cui se vieni cresciuto così non puoi fare altro che fare quello. Mio padre si aspettava da me quello, quindi io devo fare quello. Tutta questa roba è dentro questo film, dove in molti, da quello che ho letto, ci hanno visto solo un film di inseguimento, non dice un cazzo. A me questa roba qui è arrivata. Io, come ho già detto in altri video, mi commuovo con qualunque cosa, quindi mi sono commosso anche con questo film qua. Secondo me ci sono due o tre scene molto emotive, anche banali, non sto dicendo che siano scene, oddio, che colpo di scena originale, assolutamente no. Ma nella loro banalità a me hanno commosso, anche perché la banalità è la vera rivoluzione dell'esistenza, di conseguenza è la banalità che ci dovrebbe commuovere, non i colpi di scena, le cose iper sopra le righe. È proprio le cose più semplici, è nella natura delle cose più semplici che ci dobbiamo commuovere. E Michael Bay a me ha già fatto piangere molte volte. In questo film qui, in particolar modo, non tanto per quello che vedo, ma per quello che ho sentito di mio vedendo questo film qua, cercando di pensare un attimo a quelle situazioni lì. Non lo so, io l'ho trovato un Michael Bay molto interessante. Poi vabbè, aprendo invece la parentesi registica, io sono un fan, ovviamente, da un punto di vista visivo, dei registi visivi, di quelli che cercano di scardinare e decostruire le regole. Questo film qui è tanta roba. Cioè, se uno si diverte a vedere i virtuosismi registici,
e la decostruzione di una messa in scena troverà dentro questo film tanta roba. Ci sono delle inquadrature realizzate col drone con delle cineprese IMAX veramente fighe, dei movimenti di macchina pazzeschi. Si è inventato dei movimenti che veramente su questo tanti attori che hanno lavorato con lui hanno detto che per quanto possa essere criticato, e si può anche capire il perché venga criticato, le cose che fa lui non è in grado di fare nessun altro. Non è un film per tutti. Se a uno piace Michael Bay, secondo me Ambulance gli piacerà parecchio perché è uno dei suoi migliori film. Se a uno non piace Michael Bay, questo film lo farà assolutamente cambiare idea. È una corsa, è un lungo viaggio di 2 ore, poco più, senza respiro. È proprio fino all'ultimo respiro, di proprio arrivare fino in fondo. La colonna sonora che accompagna il film, secondo me, è molto carina, molto valida, ha un finale con un brano molto emotivo che andrò a cercare su Spotify perché mi è piaciuto parecchio. La musica credo sia di Lorna Wolf, che comunque è una allieva di Hans Zimmer, che a sua volta è stato musicista storico di Michael Bay, da Pearl Harbor, The Rock. Quindi insomma, non è ovviamente nuovo, è una musica classica dei film di Michael Bay, quindi da Bad Boys, appunto, The Rock, Pearl Harbor, Armageddon, è un po' quel genere lì, quindi anche lì Steve Jablonsky, per non parlare ovviamente. Se ti piace Michael Bay, apprezzerai anche la musica di questo film. Io consiglio di andarlo a vedere al cinema perché ha un impianto sonoro notevole, per quanto io l'ho visto in una sala un po' datata, quindi non mi sono goduto al massimo questo suo sonoro, perché con tutti questi proiettili che volano, secondo me, ti arrivano da tutte le parti. Se lo guardi con un buon impianto Dolby Atmos, secondo me, veramente senti i proiettili e macchine arrivare da tutte le parti. Questa è la cosa bella. Invece al cinema sembrava di vederlo tipo in mono con una mega soundbar, ma pur sempre in mono con le casse di davanti e basta. Quindi peccato, però sicuramente rivisto in 4K a casa, infatti non vedo l'ora che esca in 4K questo film con un bel Dolby Atmos o comunque con un master HD sicuramente ce l'avrà, credo che sia tutt'altra esperienza. Ormai alcuni film, secondo lì, dove uno li va a vedere al cinema, è più facile che li senta e li veda bene a casa, perché ci sono degli schermi e degli impianti surround nel cinema un pochino datati, almeno purtroppo nella sala dove io per forza di cose ho dovuto vedere questo film ieri sera. Quindi peccato, però voglio dire, uscirà in Blu-ray, uscirà in 4K, quindi non vedo l'ora di rivedermelo. Concludendo ufficialmente, il film mi è piaciuto. Non il migliore di Bay, non il peggiore, un buon film. Sicuramente ai fan di Michael piacerà un botto, ai non fan di Michael non piacerà minimamente. È facile che alle persone che invece non hanno idea di chi sia Michael Bay o non amano o non odiano questo regista, ma semplicemente li guardano tanto per passare il tempo, potranno apprezzarlo perché comunque ha una storia con un inizio, una fine, uno svolgimento molto interessante, carina, che magari gli ultimi suoi film invece avevano un po' meno. Six Underground su Netflix non aveva quasi manco una storia, idem Transformers 5, era più che altro un insieme di tante scene d'azione. Quindi, se uno ha amato le 13 ore Pain and Gain, o si è divertito vedendoli, o ha riflettuto vedendo soprattutto le 13 ore ovviamente, secondo me con Ambulance potrebbe trovare qualche spunto riflessivo interessante. Io vi ringrazio e vi saluto, ne approfitto per darvi appuntamento alla nuova playlist che farò prossimamente dedicata interamente a Michael Bay. Quindi dice: ma sei pazzo, chi ti guarda la playlist? Ma beh, non lo so, probabilmente nessuno, ma la farò lo stesso. Quindi niente, io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento al suo primo film, cioè a Bad Boys con Will Smith e Martin Lawrence. Ciao a tutti.